Stati Uniti sotto shock per due sparatorie in meno di 24 ore in due college che hanno fatto due morti e diversi feriti. Un venerdì di sangue che Obama ha vissuto dall'Oregon, dove ha incontrato i sopravvissuti e i familiari delle vittime della strage dell'università dove solo una settimana fa uno studente di 26 anni ha ucciso 9 persone. L'ultima sparatoria in ordine di tempo che ha fatto una vittima è avvenuta nel campus della Texas Southern University a Houston. Il killer è stato arrestato. Dobbiamo restare uniti e capire come mettere un punto a questo genere di cose, ha detto Barack Obama. Ho provato delle forti emozioni. Parlando con le famiglie delle vittime, ci ricordiamo che questo può succedere ai nostri figli, ai nostri genitori, parenti o ai nostri amici. L'altra tragedia di questo venerdì si è consumata nella Northern Arizona University. Un giovane è morto e tre persone sono rimaste ferite a causa degli spari di uno studente di 18 anni arrestato dagli agenti. Sparatorio ormai di routine, l'ha definito Obama, intenzionato a rafforzare il controllo sulle armi.